Con il tempo sto imparando a controllarlo, a usarlo. Spero solo che non sia tardi. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Infamous. A parte gli scherzi, sta musica incredibile. Benvenuti in questo nuovo episodio. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con Kessler che ha fatto fuori Trish. Beh, mi dispiace per Cole, però questa zona per Cole è molto familiare. Qui, in questo pezzo qui, siamo nel parcheggio dove siamo morti nel primo episodio, perché Cole ha saltato in modo sbagliato. Però non è colpa sua, dai, poverino. Era ancora tutto scombussolato, quindi lo perdoniamo per questo. Detto ciò, però, dobbiamo attivare la sottostazione 1 per ottenere un nuovo potere, 2 perché le zone senza elettricità ci rendono più maledettamente deboli. Allora, calmi tutti. Non è bastato mai. Ecco fatto. E ora via! Fuggi col... Perfetto, vai, 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 che ormai ci siamo. Dai, no! Proprio davanti al traguardo, Cole. Pezzi di merda. Purtroppo passare in ste zone qua, che non hanno la corrente, è più pericoloso per noi che per loro. Questo vuol dire che a questo giro facciamo il giro per lungo, ovvero non passiamo dove c'è la strada, ma passiamo in mezzo ai palazzi. Ecco fatto. Ok, dovremmo essere riusciti a passare togliendoci un po' dei problemi di questa zona. Purtroppo mi sento di dissentire. Ecco fatto, allora. Purtroppo dissento con questa affermazione. Mamma mia. Ok. Ok. Dovrei essere un attimo al sicuro adesso. Ora posso proseguire. Vai, 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 vai. Sottostazione, sottostazione. Uff. Mamma mia. Uno e... dov'è l'altro? Due. Madonna. Solo la già la difficoltà per arrivare qui. Madonna. Vieni qua tu, ti lascerò morire qua sotto nelle fogne. Allora. Dai, Cole, però anche tu. Mamma mia, per fortuna siamo già arrivati. Connettiamolo. Sacchete. Quale potere avremmo sbloccato? Ah, l'attacco finale. Già. Lancia la tempesta di fulmini tenendo premuto giù. Tra l'altro, in combinazione, in teoria, con il sovraccarico karmico, forse possiamo sfruttarlo in teoria quasi all'infinito. Dai, lo so che sei qua. Ecco fatto. Andata. Ancora uno ce n'è?
Ecco fatto. Ricarichiamoci. Dai, caricati. C'è il coso infinito. Andata e... andato. Come fai a essere ancora in vita tu? E tu in acqua cosa ci fai lì? Dovrei... ecco, esatto, dovrei essere riuscito a prenderli tutti. Quindi io a prescindere me ne vado. Allora, non dovevamo andare di qua. Dovevamo andare dove erano tutti loro. Va bene, intanto la cosa importante è che mi sono liberato di loro. Dai, come fai a non averlo preso? Cavolo, l'elettricità si espande nell'acqua. Che è successo? Cos'è caduto? Vabbè, io intanto l'uscita l'ho trovata. Almeno quello, siamo a posto. Ed eccolo qui il camioncino. Brr brr. In realtà non mi serve, è solo uno. Però il gioco stesso mi dice di farlo. Dove sei? Ah, eccoti. Ah, aspetta, ma... sì, friggete, bastardi. Friggete, stronzi. In teoria qui, esatto. In teoria stasera ci abbiamo infiniti colpi. Non vedo. Allora, aspetta. Ecco fatto, allora. Cole, dobbiamo parlare. So cosa ti ha detto John. Non ho niente da dirti, moglie. Mi hai mentito fin dall'inizio. Non avevo scelta. Dovevi provare compassione per me per volermi aiutare. Certo. La raggiosfera non deve cadere nelle mani sbagliate. Allora qual era il tuo piano? Io trovo John nella raggiosfera, tu li prendi e mi lasci in pasto ai lupi? Avrei fatto tutto il possibile per tirarti fuori di lì. Addio, moglie. Immagino. Allora, dobbiamo andare di qua, quindi... il giro che stiamo facendo adesso è la cosa migliore. Ecco fatto, allora. Datemi elettricità. Allora, calmi tutti. Da qua dovrei riuscire a colpirli. Perfetto. 7 in un colpo, dai. Ho bisogno di elettricità, qualcuno ce l'ha? Merda. Allora. Perfetto. Sotto il coso del treno sto attacco è inutile. Se il camioncino è lì sotto vogliamo distruggerlo, dobbiamo colpirlo come al solito a fulminate. Ecco fatto. Ok. I classici non deludono mai.
Questa è la sottostazione. Quelle sottostazioni sono vecchie, quindi funzioneranno a intermittenza. Difendile finché si caricano. Sì, resisti. Ma con cosa sono morto? Ah. Quelle sottostazioni. Ah, ma c'è le... Quindi funzioneranno a intermittenza. C'è l'energia infinita qui. Sì, resisti. Adesso lancio granate come se non ci fosse un domani, ti giuro. Bastardi! Bastardi! Si sta caricando. Perfetto! 5 in un colpo. Non so neanche dove sto andando a colpire io. Io continuo a fare questo che tanto c'ho i colpi infiniti che mi permettono di shottarli. Quello dovrebbe essere l'ultimo. Quasi carica. Lo vedo. Hai ancora qualcuno? Quella è a posto. Ok, e una è andata. La prossima di là. Sapeva moglie di me. 52 secondi. Che diavolo ne so? È importante? Lavora per un'altra agenzia e sapeva che ero sotto copertura. L'NSA è compromessa. Qualcuno tradisce gli agenti. L'apparato di sicurezza nazionale potrebbe essere esposto. 29 secondi. Penso che abbiamo cose più importanti da fare ora. Ci preoccuperemo del resto una volta eliminato Kessler. Già. Nemici in movimento nella tua zona. Preparati allo scontro. Fatto. Crema. Madonna mia, la soddisfazione. Ancora in carica. Di spammare granate come se avessi il cheat. Ancora un po'. Pagliacce, non imparate mai. Disse quello coi poteri illimitati. Ce n'è ancora uno. Ah, eccolo. Lo scudo non lo usiamo mai. Mai. Questa è stata facile almeno, dai. Questa è andata giù che è stata molto semplice. Ho visto cosa hai fatto per Trish. Che tu ci creda o no, so quanto è difficile seppellire qualcuno che ami. Soprattutto se è speciale come Trish. Vero, ti Kessler? Ti ucciderò, Kessler. Ti ridurrò a pezzi. Un brandello per volta. Sì. Probabilmente lo farai. Fatto, lo spero proprio. Ho continuato a combattere per troppo tempo. Ma adesso sono stanco. Sono stremato. Già. Non manca molto tempo ormai. Sembra ti attacchino in massa. Difendi la sottostazione, Cole. Kessler ha veramente una bella storia quando la scopri. Quando scopri la storia di Kessler, non dico che ti dispiace,
Oddio, un pochino sì, però un po' di più lo compatisci. Ma io ho qualche acrobazia particolare da fare? Elimina 3 nemici in una volta scaraventandoli da un tetto con un'onda d'urto. Ciao. È il momento giusto per farne una dal tetto, eh. Ecco fatto. Ancora in carica. Lo vedo. Ne arriva un'altra. Che bello poter fare sto attacco all'infinito, mamma mia. Quando combatteremo con Kessler avrò il sovraccarico karmico e glielo spammo in faccia questo. Com'è soddisfacente lanciare tutte ste bombe, mamma mia. Camioncino. Serve tempo, si sta caricando. Lo vedo. Due? No, è uno solo. Pensavo arrivassero due con lo scudo in... anzi, pensavo sarebbe arrivato un altro furgone io in realtà. Ma quanto sono belle le stazioni in cui puoi attaccare all'infinito. 100%. 3, 2, 1, a posto. Fatto. Semplice. Oh. Ancora. Ah, ok. Will? Metz? Missione completata. Il tuo karma è mutato. Grazie. Allora, lì c'è un frammento. E anche di qua, eh. E ciao. Ce ne sono un po' di frammenti in sta zona. Ho scoperto cosa voleva Kessler da Sasha. La sta spremendo come un limone, trasformando la sua melma per il controllo mentale in un gas tossico. 41 secondi. Ottimo. I maniaci sono fatti l'uno per l'altra. Sì, sono dei folli. Credimi, lo so. Ma se Kessler diffonderà la sua tossina in città, prenderà il controllo di ogni abitante e li scatenerà contro di te. Beh. 18 secondi. La storia della mia vita. Penso che cercherà di diffonderla con i palloni. Dirigiti al tuo canyon building. Io il tizio smetto anche di ascoltarlo perché tanto è un pirla. Ah, però guarda, l'hanno appena catturato. So che non l'avete ascoltato benissimo. L'hanno appena catturato. Gli sta bene. Gli sta veramente bene a sto pirla. No, qui. Call, qui. Bravo, oh. Allora, ce n'era ancora uno e guarda caso è proprio vicino alla prossima missione. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.